Sì, buon pomeriggio. Grazie dell'opportunità. Il mio problema è questo. Mio figlio ha lavorato in una struttura fino al 30 di marzo, dove si sono verificati alcuni casi di persone però con le quali mio figlio non ha mai avuto contatti. Dal 1° di aprile è in cassa integrazione e quindi ha vissuto questo periodo praticamente isolato a casa da solo. Perché vive in un monolocale per il lavoro. Avrebbe desiderio di rientrare in famiglia, siamo genitori sessantenni. Dobbiamo preoccuparci o possiamo considerare che questi 15 giorni possono essere considerati una sorta di quarantena anche nel caso in cui sia asintomatico, visto che lui Perché lui sta sta bene, non ha benissimo. sintomi di nessun No, tipo. no, sta benissimo, non ha mai avuto nessun problema. Sentiamo il professore. Intanto grazie Giuseppina per aver chiamato. Prego, Grazie. Comunque il professore. fatto che si sia messo in isolamento, in autoisolamento, è un aspetto molto, molto opportuno che ha eseguito. Io credo che se non ci sono Sono sintomi, passati 15 15 giorni, dice giorni. Giuseppina, lui sta bene, in realtà ha già fatto una specie di Potremmo quarantena. considerarlo assolutamente negativo, probabilmente non si è mai contagiato. E quindi può, a mio Quindi può parere, tornare a casa. può tornare a casa. Allora, vediamo un attimo se è...